Salve a tutti amici Marcos Box e ben ritrovati nel consueto appuntamento settimanale con il riassunto di tutte quante le notizie postate su Marcos Box da me e dai miei amici durante il corso dell'ultima settimana. Silenziamo un attimo il telefonino, altrimenti qui ogni 2 secondi arriva una notifica. Dicevamo, cominciamo con la prima notizia della settimana e cominciamo con parlare del mondo dei videogames. Nelle scorse settimane vi avevamo parlato di The Witcher, un videogioco che era finalmente approdato come porting seminativo. Vabbè, poi c'è stata tutta una polemica riguardo al modo in cui è stato portato il videogioco. Comunque, The Witcher, appunto, che era stato portato su Linux, adesso è arrivata la conferma da parte della software house Red, CD Projekt Red Studio, software house che sviluppa questo videogioco, che il prossimo capitolo della serie, The Witcher 3 Wild Hunt, sarà disponibile anche sulla piattaforma SteamOS, il che significa che sarà disponibile nativamente per Linux, quindi non più un porting, ma proprio una versione nativa, quindi con tutti quanti i vantaggi che ne deriveranno. Per gli amanti del genere, si tratta di un videogioco che ha già avuto grande successo con le precedenti versioni. Se poi volete acquistarlo, potete farlo già da ora in preordine e potete ottenere un risparmio del 10% sul prezzo finale, che sono circa 10 euro. Sappiate però comunque che l'attesa sarà leggermente lunga, perché il rilascio della versione finale del videogioco è prevista per il 24 febbraio del 2015, quindi a voglia, non è passato tempo. Passiamo adesso al mondo delle notizie, che poi vabbè è una notizia che oramai non ha più senso dare. In settimana comunque vi ho parlato di una interessante applicazione, si chiama Flips HD, conosciuta in passato come iMediaShare, che è stata resa disponibile gratis sull'Amazon App Shop lo scorso lunedì. Vi ne ho parlato perché questa applicazione è compatibile con la Google Chromecast. Seguite Marcos Box perché ho deciso che ogni qualvolta ci sarà qualche applicazione interessante sull'Amazon App Shop, ve la comunicherò sul blog. Però dovete essere veloci, dovete seguirlo ogni giorno, perché come ben sapete le applicazioni gratuite dell'Amazon App Shop durano 24 ore e poi tornano a essere a pagamento. Notizia dal mondo Linux, notizia dal mondo Savion, la distribuzione basata su Gentoo sviluppata in Italia. Il sviluppatore principale di Savion ha fatto sapere di voler abbandonare la versione a 32 bit. Savion quindi va a braccetto con Chakra e quindi abbandona appunto lo sviluppo per questa piattaforma. Tante critiche che ci sono state a seguito di questa notizia, anche se molti hanno fatto notare chi lo utilizza, vabbè, queste poi sono polemiche che si fanno sulla distribuzione. Comunque, appunto, diventerà appunto come Chakra una distribuzione non per tutti i sistemi Linux. I motivi sono sempre i soliti, di quelli che si adducono quando viene abbandonata la piattaforma 32 bit. È vecchia, c'è più sviluppo del 64 bit, ci sono poche risorse per sviluppare e quant'altro. Nel post comunque trovate anche la tabella di marcia, cioè come è intenzionato il team di Sabayon, i step che compirà per poter abbandonare appunto lo sviluppo di questa versione. Notizie poi dal mondo del software libero in Italia, dell'open source in Italia, è che il municipio 13 di Roma, nel municipio 13 di Roma, è stata approvata una mozione del Movimento 5 Stelle per portare l'open source, quindi per dotare tutti quante. Maledetti camion, per dotare tutte quante le macchine presenti negli uffici amministrativi con software open source. Questa mozione è stata portata avanti dal Movimento 5 Stelle, quindi vedremo poi come si evolverà, vedremo se succederà come a Milano, che è stata appunto portata avanti, però ancora non si è realizzato nulla di concreto. Vi terrò aggiornati sulla faccenda. In settimana, per la serie, non può mancare una notizia su Mangiaro, visto che questi ogni settimana sputano qualche cosa, anche più di una cosa, anzi. È stata rilasciata finalmente la versione 0.8.10 di Mangiaro, nelle tre edizioni canoniche, che sono le tre edizioni principali, XFCE, KDE e OpenBox, nonché poi, vabbè, la NET per chi si vuole costruire la distribuzione per cavoli suoi.
Novità di questa versione principalmente il restyling grafico, il nuovo tema GTK Amanda che va ad essere meglio compatibile con le applicazioni GTK, più alcune modifiche su installer, cose del genere. Nelle prossime giorni, settimane verranno comunque rilasciate le altre versioni mantenute dalla comunità con GNOME 3, Mate, Lightman, LXDE, Cinnamon, Fuxbox, Awesome e Pack Windows Manager. C'è poi, visto che non si fanno mancare praticamente nulla, anche una versione sperimentale basata su LXQT, che sarebbe la nuova versione di LXDE sviluppata con LXQT, che è attualmente in corso di sviluppo. Quindi, se volete una distribuzione che è praticamente tutti i desktop e tutti, anche i sistemi, sia a 32 che 64 bit, fate un pensierino su Manjaro, perché comunque sviluppo rapido e mi piace, mi sta piacendo come distribuzione. Nella giornata di oggi, se state vedendo questo video, 14 giugno, c'è un evento a Terni, il Terni GNU Rug, dà l'addio a Windows XP con un evento che si terrà in città, presso dove diavolo stava, la biblioteca comunale di Terni, anzi, mentre sto registrando, sta per avviarsi il convegno. Spero che comunque alcuni di voi che hanno letto questa notizia negli scorsi giorni siano andati, magari per poter fare un riassunto e quant'altro dell'evento. Notizie da KDE. Notizie da KDE e sono state rilasciate il rilascio di manutenzione, il secondo rilascio di manutenzione di KDE 4.13, quindi è stata rilasciata KDE 4.13.2, come al solito bug fixing, miglioramenti nelle traduzioni e qualche cosina di correzioni di bug, diciamo così, miglioramenti in Dolphin, File Manager e qualche altra cosa. Rilasciata al contempo il KDE Framework 5 Beta 3, che è una, diciamo così, una versione che va a correggere bug, ma anche a fare alcuni ritocchi al codice al fine di facilitare la transizione degli sviluppatori, quindi diciamo di stabilizzazione, va. Rilasciata poi in settimana la seconda beta di Plasma 5, potete provarla con il progetto Neon 5 con le GUI ISO che potete scaricare e provare sulla vostra macchina. Io ho provato quella del giorno del rilascio e avevo alcuni problemi. Magari questa mattina faccio un tentativo con la nuova ISO che è generata quest'oggi, vediamo se mi riesce a partire. Comunque, appunto, potete seguire lo sviluppo grazie a questo progetto. Dal mondo di Linux Mint è arrivato il rilascio della release candidate di Linux Mint 17 edizione KDE, praticamente Kubuntu con i codec, con alcuni tool di Linux Mint, cioè quello per la gestione degli update e quant'altro, e alcune modifiche qua e là. Se volete provarlo, fateci un pensierino. Se cercate, diciamo così, una distribuzione completa out of box, va. Anche se comunque potete benissimo utilizzare Kubuntu e seguire la mia guida per completare l'installazione. Dal mondo di Ubuntu è arrivata un nuovo ramo di sviluppo, Ubuntu Desktop Next. Che cosa sono? Sono le daily build di Ubuntu 14.10 con Unity 8 come desktop environment. Potete scaricare le ISO, all'interno del posto trovate l'indirizzo dove poter scaricare i daily build. Non funziona su tutti. Io l'ho provato, WebOpodata l'ha provato, l'hanno provato anche altri, hanno avuto problemi per quanto riguarda partire proprio il desktop. Nel mio caso, dopo che avevo inserito nome utente e password, non partiva, non caricava per niente il desktop, c'è qualche bug perché è solo le prime versioni. Ci stanno i bug. Comunque, se volete seguire la versione Unity 8, potete utilizzare diciamo così, questa versione. In settimana poi è stata rilasciata sullo store di Google la versione 5 di SwiftKey, la famosa tastiera con il sistema predittivo più avanzato tra quelle tastiere presenti all'interno del Play Store. SwiftKey si è aggiornata appunto alla versione 5 ed è diventata gratuita per tutti quanti
coloro che avevano acquistato la licenza, che avevano appunto acquistato su Play Store, su Amazon Store e quant'altro. È stato fatto un regalino, un contentino, cioè praticamente sono stati regalati un pacchetto con 10 temi, di cui soltanto un paio si salvano, diciamo così. Per poter riattivare, comunque, poi dovete attivare la funzione cloud predittiva e quant'altro. Provatela perché è davvero un'ottima tastiera, anche se è un po' pesante, quindi non è adatta a tutti quanti gli smartphone, almeno secondo il mio punto di vista. Dal mondo di Canonical è arrivata poi un'altra notizia interessante. In questi giorni si sta tenendo il MAE, il Mobile Asia Expo, si sta tenendo a Shanghai. Durante questo evento ci saranno tutti quanti i produttori di telefonia che presenteranno i loro prodotti e c'è uno stand dedicato a Canonical, o meglio dedicato a Meizu, praticamente lo stand di Meizu fatto in collaborazione con Canonical, dove viene presentato il Meizu MX3, che è il primo device dell'azienda cinese ad essere equipaggiato con Ubuntu Phone, che poi sono due device perché sarebbe Meizu e BQ. Comunque, Meizu sta puntando, quindi sta presentando anche in questa fiera il suo sistema operativo, sta presentando anche in questa fiera assieme a Canonical il sistema operativo Ubuntu Touch. Quindi ci sono state, appunto, c'è stato anche un piccolo post sulla pagina Google Plus di Meizu, dove sono state postate alcune foto. Poi nel forum di Meizu è stata aperta anche una sezione dove c'è stata una sorta di domanda e risposta su Ubuntu Touch, su Meizu e quant'altro. Andatevelo a leggere se siete interessati al sistema operativo di Canonical per smartphone. Speriamo di vederlo presto perché tutti quanti vogliamo metterci mani su un device nativo. Notizia, curiosità, diciamo così, dal mondo di HP è l'intenzione da parte di HP di abbandonare in un futuro prossimo, diciamo così, Microsoft per dedicarsi a Linux con un sistema operativo sviluppato in casa. Perché sta sviluppando questo sistema operativo basato su Linux? Perché HP sta sviluppando un nuovo dispositivo che si chiama The Machine, con il nome in codice, che comprende una serie di nuove tecnologie con un nuovo tipo di memoria, MMC storica, come cavolo si chiama. Questo tipo di dispositivo ha necessità di avere un sistema operativo scritto ad hoc, diciamo così, per sfruttarlo appieno, quindi la scelta di utilizzare Linux e di prenderlo, modificarlo e adattarlo a se stesso, cioè adattarlo per farlo funzionare meglio su questo nuovo dispositivo. Vedremo in futuro come si evolverà la situazione. Se siete su Kubuntu, mi sono dimenticato di dirvi quando parlavamo di KDE. Se siete su Kubuntu, KDE 4.13.2 è arrivato nel repository Kubuntu Updates. Trovate all'interno del consueto post riguardo su Kubuntu le informazioni su come aggiungere i repository e aggiornare il sistema. Se avete seguito la mia guida post installazione per Kubuntu 14.04, non dovete fare nient'altro, ma aggiornare semplicemente il sistema in quanto già ve lo suggerivo all'interno della guida post installazione, l'aggiunta di questo PPA. Passiamo adesso alla 13ª puntata del Marcosbox I.O., che è la rubrica di Stefano dedicata a tutte quelle notizie che su Marcosbox non possono avere uno spazio proprio perché non sono strettamente legate al mondo Linux, ma sono comunque notizie interessanti per tutti quanti nerd all'ascolto e non. Vediamo qualche notizia che leggo direttamente dal post. Una notizia interessante di cui avete sentito di sicuro parlare negli scorsi giorni è che dei quattordicenni hanno avuto successo nel craccare un bancomat. Come? Usando semplicemente la password di default che hanno trovato leggendo il manuale su internet. Quindi, leggere il manuale, leggete quel fottuto manuale, sempre, sempre, sempre. Altra notizia, vediamo un po'. C'è stato poi in settimana un grande discutere circa la notizia di un computer che ha passato, di una chatbot che ha passato il test di Turing. In realtà, come spiega
attivissimo, non ha proprio passato il test, quindi andatevi poi a leggere il post di approfondimento di Paolo Attivissimo. Altra notizia interessante, succosa per tutti quanti i pinguini in ascolto, è che alla collezione di giochi disponibili su SteamOS si aggiungerà Civilization 5, quindi altro gioco che potrete giocare nativamente su Linux. Infine, come ultima notizia, ma non per importanza, perché è stata pubblicata questa mattina, una notizia che arriva dal mondo dell'automobile. Tesla Motors, il CEO dell'azienda, Elon Musk, ha annunciato la decisione di rinunciare a tutti quanti i propri brevetti nel nome dell'open source, per poter favorire lo sviluppo e la diffusione dei veicoli al 100% elettrici, che sono praticamente i veicoli che Tesla Motors produce, quindi perché produce delle automobili elettriche anche molto, molto belle e molto, diciamo così, prestanti. Quindi strategie dell'open source applicate anche a questi casi che normalmente uno non pensa possano essere applicati. Tanto di cappello al CEO e tanta stima. Bene, con questo concluso, ci vediamo la prossima settimana, anzi forse no, ci saranno forse 2 settimane di pausa perché viene mio fratello da nord, quindi avrò difficoltà a realizzare i soliti video. Comunque, vediamo se ci riusciamo a vedere la prossima settimana. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, bye bye!